Prima di iniziare l'episodio di oggi, riassumiamo brevemente gli episodi precedenti. Il Granduca Gerolamo, diventato un agente della potente Unione X, spinge la sua meschina ambizione al punto di cercare di uccidere il re, la regina e Zaffiro. Ma l'intrigante non riuscirà nel suo intento. Morirà di una morte improvvisa a causa del tradimento del suo assistente, barone Nilon, che conquista il trono. Nilon riceve l'esercito dell'Unione X nel castello. Intanto Zaffiro sta salutando i suoi genitori chiusi nella stanza degli scheletri e con tre sfere d'oro, argento e rame che si crede abbiano il potere di proteggere il regno di Silverland, fugge dal castello e corre verso Goldland per chiedere aiuto al principe Franco, ma... avranno. Se avete qualche potere, sfere magiche, aiutatemi adesso. Povero Zaffiro, padre del cielo, farò qualsiasi cosa per te. Ma tu aiuta Zaffiro, ti prego. Maledizione, cos'è questo suono di campane? Basta, basta! Basta, 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 basta! Basta, basta, basta! Siete proprio impazzito, Nilon. Cosa c'è? Parla. Sono venuto a dirvi delle campane. Vengono suonate dalla gente che si lamenta perché il re e la regina sono morti. Cosa? Distruggete tutte le campane della terra e trovate Zaffiro il più presto possibile, che sia su una montagna, valle, villaggio, ovunque. Se è necessario, distruggete le montagne. Distruggete tutti i posti dove è possibile che Zaffiro si nasconda. Povera nostra vecchia città. L'Unione X ha distrutto tutto. Ma vedrete che Zaffiro li sconfiggerà. Zaffiro ha perso il padre e la madre, ma ha con sé il principe Franco. Venite, c'è una sorpresa. Ma prima bendatevi gli occhi. Civetta. E voi preparatevi, lucciole! Quello che vedrete è un regalo per voi dai vostri amici del bosco. Toglietevi le bende! È davvero delizioso. È magnifico. Mi piace moltissimo, siete stati tanto cari. Ah, sono contento che ti piaccia, ma adesso state a guardare, c'è un altro regalo per voi. Via!
Zaffiro. Amici del bosco, mi dispiace se mi sono allontanata. Perdonatemi, non mi sento così debole. Sto cercando di reagire, ma sento sempre una gran tristezza. Mi viene sempre da piangere. Quanto vorrei rivedere mio padre e mia madre. Ti comprendiamo, Zaffiro, e soffriamo tanto anche noi con te. Padre del cielo, farò qualsiasi cosa tu vorrai, ma ti prego, esaudisci il mio desiderio. Ti prego, Padre del cielo, restituisci a Zaffiro suo padre e sua madre, falli rivivere per lei. Esaudisci il mio desiderio, ti prego, non ti chiederò niente altro, te lo prometto. Cioppi, una volta tu eri un angelo, ma i tuoi desideri non possono essere accontentati così facilmente. Se desideri aiutare coloro che ami, dovrai sacrificarti per aiutarli. Io vedrò quanti sacrifici avrai affrontato per essi e deciderò se esaudire il tuo desiderio. Lavorerò per Zaffiro, farò qualsiasi cosa per lei. Campane. È vero che quelle tre sfere hanno un grande potere magico, Zaffiro? Sì, quelle tre sfere proteggeranno Silverland, la famiglia reale e la popolazione. Sentite la campana! Cosa? Ascoltate! Cos'è questo suono? Vi avevo detto di distruggere tutte le campane. Il vostro ordine è stato eseguito, padrone. Ah, questo suono mi fa male alla testa, mi rintrona. Andate a distruggere queste che suonano. Ah! Guardate, le campane rotte si stanno muovendo. Aiuto! Ah! Ah! Le mie braccia hanno voglia di combattere! Anche io mi sento di nuovo tutto pieno di energie! Zaffiro, combattiamo! Cacciamo via X! Combattiamo tutti! Le campane stanno facendo il miracolo! Le campane magiche sono con noi! Diamo addosso all'esercito dell'Unione X! Sì, combattiamo! Andiamo, Pale! Campana, suona più forte!
sono stupidi. Non potranno mai sconfiggerci. Avanzate! Avanti, distruggeteli! Maledizione! Mi sta bene! Maledizione, ci siamo rinchiusi qua dentro. È finita per noi! Non preoccupatevi, conosco l'uscita di questa grotta. Arriveremo vicino al castello. Ma questa è una fortuna. Potrei penetrare nel castello e tentare di uccidere X. Per favore, qualcuno cerchi un'arma. Basterà avere un'arma, così potremo riconquistare il castello. Ci sono! Costruiamola con le tre sfere! Giusto, giusto! Sì, è vero, mi sembra una buona idea. Le tre sfere ce l'ha Choppy, ma dov'è? Choppy, Choppy! Choppy, dove sei? Choppy! Choppy! Oh, che fatica! Azzipicchia come sono dure! Choppy, ti stavamo cercando, andiamo! Choppy! Oh, Zaffiro, stavo solo cercando di costruire un'arma con queste tre sfere. Ti ringrazio del pensiero, Choppy. Adesso ti mostreremo che bravi fabbri siamo noi. Vedrai! Che meraviglia! Sembra un'arma magica. Ecco a te, Choppy. Che cos'è? Una tromba? Quella tromba deve avere lo stesso potere delle campane. L'abbiamo fatta con l'oro che avanzava. Aspettate qui, per favore. Zaffiro! Sta indietro, mi occupo io di loro. Aspetta, Franco! Zaffiro! Si avvicina un cavaliere, è Zaffiro! Fuoco! Zaffiro! Attento! Grazie, Franco. Lancia l'ascia magica, Zaffiro! Adesso è il momento di attaccare l'esercito dell'Unione X. Ci siamo fatti, Zaffiro!
Zaffiro. Zaffiro! Ora potrò vendicare i miei genitori. Zaffiro. Zaffiro! Lascerò andare e resterai ancora con me. Padre del cielo, ho fatto di tutto per aiutare Zaffiro. Vuoi adesso esaudire il mio desiderio? Va bene, Choppy. Esaudirò il tuo desiderio. Manderò sulla terra il padre e la madre di Zaffiro e li manderò al posto tuo mentre tu tornerai in cielo accanto a me. Padre del cielo, grazie. Sono passati molti anni. Immagino che voi ora vorrete sapere cosa ne è stato del regno di Silverland e di Zaffiro e di Franco, non è vero? Vediamo. Silverland ha riacquistato la bellezza di un tempo e tutti fanno una vita felice. Thank you.
Allora, Zaffiro, sei pronta per uscire? Sì, sono prontissima. Vedo che Zaffiro e Franco si sposeranno presto. Sono sicuro che saranno una bella coppia e vivranno felici tutta la vita. Chiederò al Padre del Cielo di poter partecipare al loro matrimonio.